Nel fenomeno delle truffe agli anziani, che a Trieste al momento non registra particolari aumenti, si fa largo però la modalità informatica. Molto spesso si ritiene che i social siano solo utilizzati dai giovani o dalla gente di media età, ma anche tante persone in età avanzata hanno imparato ad usarlo e nella rete ci possono essere tante insidie. Una modalità su cui le autorità hanno già iniziato a porre attenzione. Nell'intero 2022, se andiamo a guardare la categoria delle truffe e frodi informatiche, stiamo parlando di 220 e qualcosa, insomma, episodi. Dall'inizio dell'anno fino a questo momento ne abbiamo registrati 72. Da qui l'iniziativa Più Sicuri Insieme, Vademecum di Buone Pratiche, presentato nel capoluogo regionale dall'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati ANAP di Confartigianato. Spesso e volentieri questi signori, queste persone anziane non fanno denunce perché hanno paura di essere magari criticate dai figli, dai nipoti, allora cercano di stare zitti e in silenzio. Tra le modalità in aumento quella delle truffe finanziarie. Praticamente invitano la persona a investire del proprio capitale in titoli azionari, ma soprattutto la nuova frontiera sulle criptovalute, promettendo dei guadagni esorbitanti che di fatto poi si traducono delle vere e proprie truffe, ovvero che le persone effettivamente perderanno gran parte di quello che hanno investito, se non interamente la quota che hanno versato.